Salve a tutti, in questo nuovo video analizzerò un aspetto tattico, quello della difesa su palla laterale. Per difesa sull'attacco laterale intendo quell'insieme dei movimenti di una squadra che attua nel momento in cui si difende da un attacco su una delle due fasce da parte dell'avversario. Qui mostrerò un esempio di alcuni errori che si possono verificare. L'esempio è preso dalla partita Sassuolo-Salernitana 1-0 sul gol del Sassuolo realizzato da Berardi. Qui possiamo vedere lo schieramento della squadra granata, 4-4-2 iniziale. Possiamo vedere che in fascia c'è un 2 contro 1 e al centro un 3 contro 3. Un errore che facilmente si può verificare nella difesa d'attacco laterale è il lasciarsi superare in dribbling sulla fascia. In questo caso possiamo vedere che in un duello 2 contro 1 i due calciatori granata si lasciano superare. Un altro errore che spesso si verifica è quello della marcatura al centro. In questo caso, in una situazione di parità numerica 3 contro 3, c'è un errore nella marcatura. Spesso quando si marca zona o a zona mista, l'errore che si commette è quello di non tenere conto dei movimenti dell'avversario, in quanto il riferimento principale è il pallone. La zona in sé per sé non è sbagliata, ma la sua applicazione sì, in quanto all'interno della zona di competenza va comunque individuato e anticipato il diretto avversario da marcare. E qui possiamo vedere che non avviene. Gaiolo non guarda al centro il movimento di Berardi, che si trova alle sue spalle partendo dalla zona del dischetto. Se il video ti è piaciuto, lascia un like e iscriviti.